Buongiorno da Rosolina Mare, finalmente zona gialla, finalmente si sa che probabilmente verso il 15 di maggio riapriranno le spiagge e quindi adesso andiamo a vedere un po' di lavori che stanno facendo qua a Rosolina Mare, varie spiagge di riferimento e alcuni protagonisti cosa ci dicono e cosa si aspettano da questa stagione. Con Ciro Patriana, patron di Bagni al Perla, uno dei bagni più famosi qua di Rosolina Mare, come vi state preparando per questa stagione? Ciao a tutti, allora ci stiamo preparando un po' a rilento perché purtroppo insomma sapevamo che c'era una data prima precisa che era quella del 15 maggio, quindi ce la siamo presa un po' comodi. Passatemi il termine, comodi, e invece fortunatamente possiamo anche dirlo, adesso abbiamo capito che possiamo aprire da qui in avanti, possiamo aprire ogni giorno valido. Purtroppo noi siamo, insomma, per montare uno stabilimento balneare ci vogliono proprio dei tempi tecnici e quindi siamo un pochino indietro, come si suol dire, e stiamo lavorando con il turbo per riuscire ad aprire già magari nei prossimi weekend, adesso non credo l'uno o il due, ma sicuramente quello successivo. Stagione quindi che comincia, come si prospetta secondo lei questa stagione 2021? Allora, ci prospettiamo una stagione un pochino più difficile, perché purtroppo anche l'inverno 2020 insomma non è stato dei più facili, vedi un po' anche quello che è successo alla montagna, però siamo fiduciosi per natura, per cui dobbiamo esserlo per forza. Protocolli come quelli del 2020, quindi sappiamo già come muoverci e ci auguriamo che insomma la stagione vada almeno come quella del 2020. Cercheremo di aprire il prima possibile, di aprire in tutta sicurezza e noi ce la mettiamo tutta. Domanda indiscreta, ristori ve ne sono arrivati? Allora, per quanto riguarda certe tipologie di aziende, anche nel settore balneare sì, nel nostro caso non sono arrivati, possiamo dire anche che insomma siamo stati una categoria fortunata. Con Ulderico Donà, patron dei Bagni del Moro, ricordiamo che Bagni del Moro è il bagno più antico di Rosolina Mare. Finalmente in zona gialla, come vi state preparando? Stiamo andando avanti con i lavori come tutti a Rosolina Mare, stiamo preparando la spiaggia e il ristorante sarà già aperto da questo sabato, il 1° maggio in poche parole. E niente, sperando che nel tempo adesso non ci obblighi a stare un po' fermi, visto che piove e danno piove anche il resto dei giorni della settimana. Comunque dai, avanti, cerchiamo di prepararci per il 15 e essere pronti. Ecco, lei ci diceva che purtroppo il coprifuoco messo in questo sistema alle 22 potrà penalizzare la stagione. Ne è convinto di questo? Ne sono convinto, sì, anche perché abbiamo avuto più di qualche disdetta di qualche appartamento, perché appunto questi turisti qua dicevano che trovarsi in casa alle 10 di sera è un po'... insomma è meglio rimanere a casa proprio. Ecco, se andasse come il 2020 la stagione, ricordiamo che l'anno scorso è stato il primo anno dopo il lockdown, avete cominciato tardissimo, dovesse andare come il 2020, il 2021 cosa ne pensa? Beh, tutto sommato non è andata male come afflusso turistico, diciamo che abbiamo avuto un sacco di spese in più per quanto riguarda, per metterci in regola con il Covid, ma per quanto riguarda il resto è andata abbastanza bene, insomma, ecco.